Ciao a tutti! Finalmente, dopo tanto tempo, ci rivediamo sull'ammiraglia. Purtroppo in questi mesi sono stato molto assente perché? Perché è stata in assistenza 5-6 mesi. Poi è arrivata l'estate, come sapete, ci sono i problemi di visibilità, eccetera, per cui siamo qua a metà novembre con un primo video. Oggi sono al confine tra Liguria e Piemonte, infatti sarà nella categoria extra Liguria, ma siamo veramente lì lì. Perché dove ci troviamo? Siamo a Castagnola di Fraconalto. Fraconalto è eccolo di qua, da questo lato alle mie spalle. Confine, dicevo, Liguria-Piemonte, ci troviamo tra Busalla e Voltaggio. Ma siamo veramente a un quarto d'ora sia dall'uno che dall'altro paese. Dove andiamo quest'oggi? Andiamo sui monti Porale ed Alpe. Un grosso dosso erboso che dà una vista pazzesca. Tra l'altro quest'oggi c'è una visibilità bellissima, quindi speriamo di essere fortunati e che regga fino in cima. Tra l'altro questo percorso lo hanno già fatto i miei amici virtuali Flavia e Stefano di Pervalli e Monti, che sicuramente, sono certo, già conoscete. Se non avete già visto il loro video, andatevelo a vedere, oltre a guardare anche questo, in modo tale che possiate decidere quale percorso fare, perché noi oggi faremo una variante un pochettino più lunga, giusto per allungare un po' la giornata, perché comunque è abbastanza breve. Alle mie spalle l'ampissimo parcheggio di Castagnola, per cui conviene lasciare qui la macchina, fare un pezzo a piedi e poi dal sentiero vi farò vedere, ma non posso anticipare tutto quanto. Andiamo a vederlo noi stessi. Una curiosità. Vedete su quell'albero a sinistra che c'è un grosso nido? Quello è un nido di gazze. Come faccio a esserne sicuro? Si sta sentendo anche in sottofondo ogni tanto che fa un verso. Beh, perché questa tarda primavera, l'ultima volta che ho percorso questo sentiero, sotto a quel nido c'erano dei pulli che stavano cercando di imparare a volare. Stavano facendo i loro primi voli e si lanciavano da un ramo all'altro. Ovviamente adesso il nido invece è vuoto. La strada prosegue di qua. Però un giro per Castagnola non vogliamo farlo? E facciamolo, dai! Ok, ritorniamo sulla strada e continuiamo a percorrerla. Ma dov'è che andiamo? Quassù si vede anche un po' la cappelletta. E infatti tra poco finisce la parte su strada ed è un bene. Ma anche la parte in piano tra un pochettino comincia a salire lievemente. Però non preoccupatevi. Da qua sembra veramente una grossa salita, ma sono 200 metri e si fanno tranquilli. Arrivati al tornante subito dopo Chiappa, Flavia e Stefano nel loro video sono andati dritti. Noi invece oggi facciamo questa variante, e cioè seguendo questi cartelli che ci dicono Voltaggio, Cascina Alpe e Monte Erbano, proseguiamo all'interno del bosco. Praticamente facciamo una svolta attorno alla cima, ok? Questa parte di bosco innanzitutto è molto più ricca di acqua, infatti ho già guardato il secondo ruscello. E poi un po' si sente il rumore che fanno sotto i miei piedi. Questo versante è quello settentrionale e c'è una cosa particolare. Siamo circondati da un lato da ginestre, perché comunque riesce a prendere il sole, poi questo è un taglio nel bosco, quindi è molto assolato, e dall'altro lato, così ci abbiamo anche con ancora qualche foglia, di castagni. È molto affascinante vedere questa doppia natura. Tra l'altro, ora no perché mi sto un attimo sollevando di quota, ma giù dai ruscelli ci sono anche tutte delle ciperacee, che sono piante tipiche di terreni estremamente ricchi di acqua. D'improvviso poi, questa è veramente una magia della flora, dei microclimi e della storia di ogni territorio, le porzioni di storia.
perché qua sotto abbiamo i castagni, le ginestre, e poi lassù in pieno sole, pascolo aperto, anche arido, perché su poi esce il conglomerato. Per il momento abbiamo queste brughiere di erica e una vegetazione molto più arida, chiamiamola così, cioè di ambiente arido, scusate. Eccole qua, tra l'altro, le ciperace di cui vi dicevo. Qua il terreno è bello ricco d'acqua. Siamo a un bivio, anche molto panoramico, perché vi faccio vedere intorno a me come si apre tutta la Vallemme. È molto molto bello. Dritto davanti a me ho il Monte Alpe, lo faccio vedere, eccolo qui. Allora, noi svoltiamo sulla destra, direzione sempre Cascina, Alpe e Voltaggio e Monte Erbano, ok? Questo giro che volevo fare quest'oggi lo modifico in corsa, perché per quanto ho notato che sia segnato su tutte le applicazioni come tratteggiato, quindi sentiero sterrato, la piccola parte che volevo fare per arrivare in vetta mi lascia qualche perplessità sull'effettiva possibilità di percorrerla, data la situazione di divieto di percorrere, ecco, diciamolo meglio, tratti fuori pista nei territori soggetti alla peste suina. Qua ci siamo proprio a pieno e quindi io vorrei evitare problemi sia per me che per i video, che per poi chi dovesse magari andare a percorrerlo e ritrovarsi in situazioni spiacevoli con le forze dell'ordine. Quindi allunghiamo un po'. E sto pezzo qua è piuttosto inondato, eh? Quindi preparatevi a fare un po' i guadatori delle paludi. Arrivati al cartello di Cascina Alpe, dopo averla vista, per proseguire il nostro sentiero, svoltiamo sulla destra. A questo trivio possiamo bypassare il Monte Porale e andare direttamente verso l'Alpe, oppure, come stiamo per fare, salire in vetta. E dopo tanto bosco è anche bello uscire un po' all'aperto. Io spero che riusciate a vedere in video la grandiosità di tutto ciò che c'è alle mie spalle, la pianura padana, le Alpi. Adesso poi monto il tele e facciamo un po' un controllo generale. Ma volevo farvi vedere in diretta l'arrivo al Monte Porale. Ancora qualche attimo, alle mie spalle si intravede Monte Alpe, dove poi andremo. Guardate, facciamo una cosa. Andiamo appena appena lì sul crinale e andiamo a vedere. Monte Porale, 835 metri. Però, vi volevo far vedere questo effetto, perché noi ne veniamo da una sorta di quasi altopiano. Però, la cosa bella è arrivare qua e ai nostri piedi la Valle Scrivia, le cime e giù in fondo, luccicante, non so, ripeto, se così si vede, il mare. Eccoci qua, 835 metri, quindi in altezza anche modesta, panorama 360 gradi. Bellissimo, bellissimo.
Ecco, qui si vede molto bene la conca che abbiamo percorso all'andata. Tra l'altro, una curiosità per i Liguri molto particolare. Questa costa qui, che vedete, si chiama Costa del Bagascio. Io lascio all'interpretazione toponomastica qualsiasi discorso. Dopo tutti questi bei panorami, momento di indicazione geografica. Allora, noi proveniamo dal crinale, ok? Dovreste farlo in senso opposto. Si vede distintamente, subito dopo la selletta del Monte Alpe, dei piccoli ometti di pietra, non mi veniva il termine, ometti di pietra che vanno in direzione del crinale. Voi comunque seguite unicamente il crinale. Mentre invece, se al trivio di prima del Porale, aveste scelto l'opzione di bypassare la vetta, vi trovereste qua su questa sella e potreste ancora andare almeno su quel poggetto lì che è molto panoramico. E infine eccoci alla cappelletta sul Monte Alpe. 834 metri, quindi solo un metro in meno rispetto al Monte Porale. Questo brutto suono che sentite sono i lavori per il terzo valico che sono proprio qua sotto, ma non sto neanche a dirvelo, pure da qui la vista è eccezionale, cioè è proprio un balcone. Addirittura su questo lato della chiesetta c'è la base di cemento, qui siete, vi mangiate, e chi sta meglio di noi oggi? We'll be right back.
lasciandoci la cappelletta alle spalle, seguiamo il crinale, è lineare, non si può sbagliare. L'Alpe e la cappelletta si fanno sempre più piccole ed è sempre più buio. Arrivo in questo punto dove c'è un tornante, si vede chiaramente proprio. Allora, mettiamoci viso alla cappelletta. Alla sinistra ci sarebbe il sentiero che stamattina ho evitato di fare per il discorso per Sessuina. Mentre invece noi proseguiamo di qui, sulla destra, ed è chiaramente... Vediate se si riesce a vedere così meglio. Non lo so, vabbè. Chiaramente questa zona qui, è molto visibile, c'è la strada. Quindi noi adesso praticamente la andiamo a raggiungere. Stiamo facendo in pratica il sentiero di cui parlavamo questa mattina, l'ho proposto da Pervalli e Monti, e cioè una variante molto più breve. Ok? Questa sicuramente io la consiglio a chi volesse venire velocemente in vetta. Quindi adesso si segue questo sterrato chiarissimo. Questo pezzo di sentiero mi sta permettendo di vedere ancora un pochettino la cappelletta in una prospettiva un po' diversa. Il problema qual è? Che io avrei dovuto lasciarlo un po' prima, probabilmente, imboccando una delle varie piste che si dirigevano sulla strada. Anche questo lo sta facendo, perché qui sotto c'è la strada, la vedo. Però, così facendo, mi tocca fare una curva in più rispetto al sentiero, tra virgolette, che avrei voluto percorrere. Poco male, però, insomma, anche questo va segnalato. Ora, credo stiate vedendo che ho raggiunto la strada asfaltata, ok? Quindi, da qui adesso, svoltando a destra, io la seguo fino al parcheggio dove ho lasciato la macchina. Dopo un curvone, eccomi qui, dove io credo che inizi il sentiero che indicavano Stefano e Flavia, perché non mi ricordo molto bene in questo momento, scusatemi. Penso sia qui, anche perché da qua ci sono le piste che conducono sul sentiero che passa qua a mezza costa e va a interconnettersi qua su questa sella al crinale principale. Voi, volendo, potreste fare il percorso che ho messo io in traccia, che vi ho detto già che lascerò, ok? Vista da qua, la salita sembra un po' grossa. Quindi ricapitoliamo un'ultima volta i dati di questa escursione. Allora, sui tempi io vi direi sulle 4 ore, sono 200-250 metri di dislivello, perché non mi ricordo se Castagnola siano già 600 meno, quindi facciamo 250, massimo 300. Fattibilissimi, nonostante si veda questo muro alle spalle, perché si prende col giro che ho fatto io si fa veramente un giro quasi dell'oca, nel senso che ci si arriva con molta calma, ma anche facendo la diretta è tranquillo, si va su facendo solo questo pezzo qui da qua alla cima. Secondo me in tre quarti d'ora siete su, ok? E ultima cosa che non ho detto, ma per onestà intellettuale vi informo che proseguendo su questa strada, quindi oltre Chiappa, si arriva poi a Porale, e oltre Porale, paesino ovviamente, c'è una big bench, un panchinone, chiamatelo come volete, io lo chiamo panchinone, panchinone di tana d'orso. Io non mi esprimo, perché chi mi conosce lo sa la mia idea su questa nuova attrazione turistica. Comunque, lasciando il beneficio del dubbio, perché viene costruita a scopo buono, far conoscere il territorio e le attività, io magari dissento sulla metodologia che viene utilizzata per farlo, però vabbè, non è che devo fare adesso qua un comizio sulle big bench, ma vi dico, c'è una big bench andando su, quindi voi potete raggiungerla o in macchina, oppure potete anche dal Porale, la montagna, proseguire sul crinale, arrivate a un passo, a una sella, dove è ben indicato la presenza di questa big bench, e poi vi fate la strada asfaltata di ritorno fino a Castagnola. È un po' lunga, sono mezz'oretta almeno, ve la fate su asfalto, quindi non è proprio al massimo, però attraversate anche il paesino di Porale, per esempio, che è molto carino. Ok? Quindi, io forse sul Porale ci tornerò di nuovo in primavera, perché comunque è una montagna che io frequento abbastanza spesso, perché mi piace, è molto facilmente raggiungibile. E ho parlato, come al solito, un sacco di tempo, vedo già 4 minuti, 5 minuti, vabbè, dai, chiudiamo qua.
Lo solito, se vi è piaciuto il video, se ci siete già stati, se avete qualche commento, mi raccomando, fatelo, perché soprattutto via Facebook, cosa succede? Ma anche YouTube ormai, succede che io già pubblico molto poco e quindi facilmente non vi arrivano neanche le notifiche delle mie pubblicazioni, che già sono scarse. Ora, forse con la macchina sistemata potremmo farlo, ma boh, non lo so, lo dico sempre, quindi vabbè. Però ecco, se commentate, credo che con gli algoritmi sia poi più facile che vi vengano fuori nella home le nuove uscite. Quindi mi raccomando. E un saluto a tutti. Ciao ciao, alla prossima!